Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare dei The Game Awards, ma prima accendiamo la luce. Per chi non lo sapesse, The Game Awards sono una sorta di notte degli Oscar, però relativa al mondo dei videogiochi. Lo spettacolo in sé è abbastanza noiosetto, non è così imperdibile, però nel corso degli anni è diventata una bella cassa di risonanza mediatica e ha assunto una certa importanza all'interno del settore, tanto che ultimamente ci sono stati anche degli annunci importanti durante lo show e delle world premiere. Ricordiamo ad esempio l'anno scorso è stato annunciato Joker a sorpresa su Super Smash Bros. Ultimate, quindi insomma guardarlo potrebbe riservare delle belle sorprese e inoltre secondo me può essere un buon modo per fare il punto della situazione su quest'anno che si sta andando a concludere e tirare le somme di quali sono stati i migliori videogiochi. Inoltre fare le previsioni è sempre divertente, quindi io direi andiamo a vedere tutte quante le categorie, tutte quante le nomination e vi dirò secondo me chi saranno i potenziali vincitori e poi vi aspetto nei commenti o sul server Discord per sapere la vostra e cosa ne pensate, se ci sono dei nomi che mancano ingiustamente, se altri invece hanno ricevuto delle nomination che non si meriterebbero e andremo a vedere che in realtà c'è un titolo, indovinate quale, che sta monopolizzando qualsiasi categoria e niente, me lo fate sapere nei commenti, litighiamo e poi ci vogliamo di nuovo bene. Alle nomination! Allora ragazzi, direi di passare subito in rassegna le categorie minori, comunque quelle dove ci sono titoli e generi che sinceramente non mi interessano, quindi per il miglior gioco in realtà virtuale abbiamo Asgard Wrath, Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky e Trover Saves the Universe. Non ho assolutamente idea di chi possa vincere, dico Trover Saves the Universe perché è un platform carino sulla scia di Astrobot ed è stato fatto dai creatori di Rick and Morty, siccome è un brand che va molto, magari si potrebbe fare. Poi abbiamo Strategy Game e a concorrere sono Age of Wonders, Planetfall, Anno 1800, Fire Emblem, Three Houses, Total War, Three Kingdoms, Tropico 6 e Wargroove. In realtà sono tutti nomi abbastanza importanti all'interno del loro genere, per affezione dico Fire Emblem Three Houses perché non solo è un brand importantissimo di Nintendo ma sembra anche essere, io non l'ho giocato, non vi nascondo, un capitolo piuttosto riuscito e soprattutto che ha molte caratteristiche positive tra cui una longevità interessante e un'alta rigiocabilità. Miglior Sport Racing Game, Crash Team Racing, Nitro Fueled, Dirty Rally 2.0, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019, FIFA 20. Allora, spererei che per la vittoria di Crash Team Racing Nitro Fueled, perché è un remake con i contro cojones, è un gioco a cui sono molto affezionato, ma secondo me quest'anno un po' se lo merita. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 perché ha dimostrato che nonostante sia un anno di transizione, Konami quando si impegna riesce a tirare fuori un titolo dignitoso a differenza di FIFA 20. Miglior Score and Music, un premio per la musica, Cadence of Hyrule, Death Stranding, e qui inizia ad arrivare Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 e Sayonara Wild Hearts. Allora, sono tutti quanti titoli abbastanza importanti, per me Kingdom Hearts 3 è un po' la delusione dell'anno, Devil May Cry 5 lo devo giocare, quindi non mi so dire, ma lo recupererò prima della fine dell'anno. Death Stranding è uno di quei titoli che vincerà qualsiasi cosa, ma secondo me non vincerà il gioco dell'anno. Quindi vi dico, da Nintendaro dico Cadence of Hyrule, mi piacerebbe vincesse, ma non ha assolutamente questo tipo di risonanza. Sayonara Wild Hearts potrebbe vincere perché comunque è un titolo che compare in parecchie categorie e magari una minore riesce a sfangarla, questo gioco molto sperimentale che non è praticamente neanche un gioco, e quindi dico che secondo me qui lo vince Death Stranding. Poi, migliore RPG, Disco Elysium, che non ho giocato ma ne ho sentito parlare benissimo, Final Fantasy XIV, continua a essere presente nelle classifiche, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter, World Iceborne e The Outer Worlds, secondo me lo danno a Obsidian il premio come premio sulla fiducia per diciamo il nuovo corso ora che sono stati acquistati da Microsoft. Miglior performance attoriale, ovviamente non a letto, Ashley Burch, S. Parvati Holcomb di The Outer Worlds, Courtney Hope, S. Jesse Faden di Control, Laura Bailey come Kate Diaz di Gears 5, Mads Mikkelsen come Cliff di Death Stranding, Matthew Porretta
come Casper Darling in Control, e se no Norman Reedus su Death Stranding. È un premio che vincerà per forza Death Stranding. Mi sarebbe piaciuto molto uno tra i due, tra Courtney Hope e Matthew Porretta, ma io direi che lo vince Norman Reedus, è proprio facile facile. Poi, miglior serie che continua, ma bellissima, no, miglior ongoing game, cioè gioco, vabbè, avete capito, di quelli online. Grandissimo professionismo da parte mia. Abbiamo Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, Tom Clancy Rainbow Six Siege. Allora, io lo darei o a Apex Legends per aver dimostrato che Fortnite si può mettere in crisi, oppure Destiny 2 per premiare Bungie, che ha saputo risollevare il destino di un gioco importante che però se la sta vedendo molto brutta. Probabilmente vincerà Fortnite. Miglior narrativa, ragazzi: A Plague Tale, Innocence, Control, Death Stranding, Disco Elysium, The Outer Worlds. Questa per me è difficilissimo. Allora, vi dico, per me questa categoria la deve vincere Control, ma probabilmente la vincerà Death Stranding. Mi odiate perché ho detto Control, e sappiate che per me è uno dei migliori giochi dell'anno. Se non altro, questa cosa molto particolare che Control è apparso, apparirà in tantissime di queste categorie, e mi fa capire quanto i critici siano scollati poi dall'opinione comune, perché Control è un gioco che è stato super super apprezzato dalla critica, che ha cercato di farlo capire al pubblico, che invece l'ha detestato. E secondo me molti di voi diranno: ma perché un gioco così mediocre è tra i favoriti, anzi tra i nominati, tantissime categorie? Perché, ragazzi, in realtà è un giocone e non capite un categoria. Miglior multiplayer game che non è la ongoing series: Apex Legends, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99 e Tom Clancy's The Division 2. Secondo me se lo merita Tetris 99 per aver, diciamo, dato un twist super interessante a un brand e a una formula che ormai sembrava potesse aver detto di tutto, ma unire il Battle Royale alla formula di Tetris è geniale. Ma potrebbe tranquillamente vincerlo Borderlands 3, no, perché non ha avuto così tanto successo. Direi che premieranno il nuovo Call of Duty perché è tornato un po' sui suoi passi. Miglior mobile game: Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, Sky, Children of the Light e What the Golf. Ma soprattutto, che giochi sono? Vince Call of Duty Mobile sicuramente. Miglior independent game: Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, Outer Wilds, Untitled Goose Game. Ragazzi, vince il Goose Game, sono sicuro, anche se secondo me se lo merita Baba Is You, se non altro perché è uno dei pochi giochi che ho giocato tra tutti questi. Disco Elysium, tenetelo d'occhio, perché se siete amanti di GDR sembra essere una vera bomba, GDR vecchio stampo occidentale. Games for Impact: Thought Provoking Game with a Pro Social Meaning or Message, quindi i giochi socialmente impegnati. Concrete Genie, Gris, Kind Words, Life is Strange 2, Sea of Solitude. Questa è una di quelle categorie che non bazzico, come diciamo a Roma, e potrebbe vincere Gris. Ma in realtà lo sto dicendo totalmente a caso. Miglior Game Direction o Direction, se siamo inglesi o americani: Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice, Outer Wilds. Allora, lo vince Death Stranding perché Jeff Keighley è amico di Kojima e quindi va a lui, ma potrebbe anche essere un premio contentino per Sekiro, per premiare Hidetaka Miyazaki e la From Software. Fresh Indie Game: ah, ok, qui vince lo studio, quindi ZAUM per Disco Elysium, Nomada Studio per Gris, Dead Toast Entertainment per My Friend Pedro, Mobius Digital per Outer Wilds, Megacrit per Slay the Spire e House House per Untitled Goose Game. Ragazzi, a questo punto dico, secondo me se lo merita ZAUM per Disco Elysium, però Goose Game potrebbe vincere. Miglior Fighting Game, e qui c'è da ridere perché c'è Dead or Alive 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown e Super Smash Bros. Ultimate. Non è propriamente un fighting game, ma ovviamente per me è Super Smash Bros. Ultimate, il vincitore che si merita di vincere, e ve lo dico, sta in questa edizione perché essendo uscito a dicembre dell'anno scorso, in realtà non è uscito in tempo per partecipare ai Game Awards del 2018, ma rientra pienamente nei mesi che sono presi in considerazione per questa edizione 2019, perché va da dicembre 2018 a novembre 2019. Ragazzi, se non vince Smash c'è un po' da incazzarsi, anche perché a parte
parte Mortal Kombat 11, Samurai Showdown, che Mortal Kombat 11 è un bel gioco, Samurai Showdown, che è un gioco per nostalgici, Jump Force, che è una monnezza fanservice, e Dead or Alive 6, che è una monnezza con le tette, quindi no, non è una monnezza, scherzo. Però, insomma, se lo merita Smash. Miglior Family Game, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, Yoshi's Crafted World. Questo perché la Nintendo viene ancora etichettata come unica casa in grado di proporre contenuto family friendly. Però per le famiglie che si intende? For family play, cioè per giocare insieme. Quindi io direi Luigi's Mansion 3 è una bella coppa, ma no. Ring Fit Adventure è una di quelle cose che lascia il tempo che trova. Vabbè dai, voto Smash. Smash è per tutti e per nessuno. Andiamo avanti. Migliore sports team, non so minimamente chi siano. E voterò per Counter Strike Go, il team Liquid. Grandi. E-sport player, idem, non seguo la scena. Vediamo se c'è qualcuno di Smash. No, no, no. Votiamo per Faker, dai. Se magari vuoi migliore eSport host, proprio, vabbè, questa la salto perché mi rifiuto. eSport Game of the Year, Counter-Strike, Dota 2, Fortnite, League of Legends, Overwatch. Strano che non abbiano messo Apex Legends. Voto, penso, vinca Fortnite. Abbastanza scontato. eSports Event, di nuovo Fortnite World Cup. Esports coach, ragazzi, io non so nulla di queste cose. Io voterò per Titan Sochka Merlots, Dota 2. Beh, ragazzo. Content Creator of the Year abbiamo Courage, Dottor Lupo, Ewok, Grefg, Shroud o Poro Michele. Io voto Poro Michele, dovreste farlo anche voi. Community support, ma che categorie sono? Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, Rainbow Six Siege, metto Rainbow Six Siege perché qualcosa gli faranno vincere. Audio design, Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2 o Sekiro, Shadows Die Twice. Allora, il problema è questo, ragazzi, è che una produzione cinematografica come Death Stranding io non l'ho mai vista. E quindi il problema è questo. Cioè, per me è un fuori categoria su un sacco di cose e soprattutto è troppo fresco per valutarlo anche oggettivamente. Quindi, cioè, potenzialmente potrebbe vincere qualsiasi cosa anche fra 4-5 mesi, ma adesso che c'è l'hype intorno al titolo, cioè, per forza di cose mi viene da dire Death Stranding, capito? Altrimenti, per me, dovrebbe essere secondo vincitore, cioè, Death Stranding è un fuori categoria, secondo vincitore Control, perché ha un audio, ha una production value pazzesca. Art Direction, Control, Death Stranding, Gris, Sayonara Wild Hearts, potrebbe vincere Sayonara Wild Hearts, Sekiro o The Legend of Zelda, Link's Awakening. Io non lo farei mai vincere a Link's Awakening perché, ragazzi, magari ci farò un video sopra, però mi ha deluso a livello di direzione artistica. E poi, se volete, vi spiegherò anche il perché. Control è pazzesco, per me Control dovrebbe vincere qualsiasi cosa, ma Art Direction, però Death Stranding non lo so. No, guardate, vince Sekiro. Action Adventure Game, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening e Sekiro. Allora, se Resident Evil 2 non vince il gioco dell'anno, vince qua, sicuramente. Altrimenti mi rifiuto di mettere come Action Adventure Death Stranding, perché non è assolutamente in categoria, e quindi dico Control. Action Game, Apex Legend, Astral Chain non se lo merita, Call of Duty non se lo merita, Devil May Cry 5 se lo merita, Gears 5, oddio, un metro. Secondo me lo danno come contentino a Gears 5, che tutto sommato è un buon risultato. Però Devil May Cry 5 potrebbe vincere, per premiare Capcom un'altra volta. E Game of the Year abbiamo o Control, o Death Stranding, o Resident Evil 2, o Sekiro, Shadows Die Twice, o Super Smash Bros. Ultimate, o The Outer Worlds, messo completamente a caso. Ragazzi, lo vince sicuramente Resident Evil 2. Death Stranding vincerà qualsiasi altra cosa, ma non gli daranno Game of the Year, sarebbe troppo scontato, ma per me dovrebbe vincere, indovinate un po', Super Smash Bros. Ultimate. Comunque Sekiro e The Outer Worlds sono due giochi che a questo punto voglio recuperare assolutamente. E queste, ragazzi, erano tutte le nomination e le mie previsioni sui The Game Awards 2019. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, se queste nomination sono giuste, magari se avreste preferito vedere altri titoli concorrere per vincere il premio in determinate categorie, e soprattutto chi pensate che possano essere i potenziali vincitori. Vi ricordo inoltre che a votare siete anche voi. Vi lascio in descrizione tutti i link per interagire direttamente con me e la mia community, sia sul sito Viola per Live, sia sul server Discord. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se già siete iscritti, disiscrivetevi e riscrivetevi un'altra volta. Vi voglio bene, grazie mille per l'attenzione. Io sono il Poro Michele, ci vediamo alla prossima.